Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Xfacard e oggi siamo tornati finalmente dopo tantissimo con un nuovo video e siamo con una serie che a voi piace tantissimo, ovvero il mistero barra rituale. Siamo su questo mistero barra rituale che ho visto da uno youtuber americano, per chi non volesse sapere si chiama IMJ Station, penso che lo conoscono un bel po' di gente perché è molto seguito. E ovviamente non ho visto il mistero lo sto prendendo su internet, ho visto il rituale ma è qualcosa di veramente spaventoso e noi lo vorremmo fare in un posto altrettanto spaventoso. Comunque scusatemi per l'assenza ancora veramente raga, ma sono stato molto occupato purtroppo. Adesso dovremmo tornare, anzi il rituale tra poco dovrebbe anche arrivare, però solo se questo video arriva a 600 like, tanto dovrebbero essere pochi, però... Ora, visto che non sono attivo da tanto, magari i miei iscritti non sono di nuovo attivi. Non si sa, fatemelo sapere, fatemelo capire più che altro, commettendo tantissimi like. Se non siete ancora iscritti e siete nuovi, iscrivetevi. E niente, raga, direi di iniziare subito. Buona visione. Vi dico subito che il sito lo classifica come il gioco più pericoloso, The Most Dangerous Games. Vediamo cosa andremo incontro. E un'altra avviso che dà, come sempre, gioca a tuo rischio e pericolo. Infatti, raga, noi non lo faremo in casa, sarà in un posto, l'ho detto, misterioso, vedremo chi indovina. Ci abbiamo già fatto un video lì, vi dico solo questo, quindi dove sarà? Innanzitutto, giocatori dobbiamo essere almeno più di due, più siamo e meglio è, da come dice qui, quindi in teoria è una specie di tavola Ouija. Quindi andiamo e passiamo ai requisiti. Io raga vi sto dicendo come va fatto, ma ovviamente vi ripeto, come dice il sito, non fatelo a casa. Noi lo stiamo dicendo per quello che faremo noi, a cosa staremo per andare incontro. Poi d'altronde l'ho sempre fatto questa serie di video, vi è piaciuto sempre tantissimo. Comunque requisiti, una lunghezza di spago, corda o altro materiale simile. Ragazzi, se parlo un po'... che sembro storto perché lo sto traducendo, perché sarebbe in inglese, quindi sì, una lunghezza, uno spago abbastanza lungo, o qualche altro materiale simile tipo una corda, un filo, vediamo. Questa lunghezza di spago, appunto corda o altro materiale che è, deve essere abbastanza lunga da formare un cerchio, e alla fine del cerchio, alla fine appunto della corda, bisogna appunto fare il nodo per chiudere il cerchio. Poi bisogna avere delle forbici, un coltello, un altro tipo di utensile affilato. Un piccolo specchio per partecipante, e questo qui mi sa che noi già non ce l'abbiamo, invece sì, ce l'abbiamo. È una fotocamera con capacità di flash. I telefonini non vanno bene, con flash, con fotocamera non vanno bene. E qui noi ci ritroviamo spiazzati. Noi potremmo usare la videocamera, questa qui che sto facendo, che poi anche fa benissimo le foto, ma il problema è che non c'ha il flash. Quindi potrebbe essere un problema abbastanza grande, però potremmo usare il visore notturno. Perché no? Vedremo. Comunque, un bicchiere e una bevanda preferibilmente alcolica. Si consiglia il vino. Ok, questi qua sono appunto i requisiti, quindi c'è un po' di roba da portare, raga. Adesso passiamo alle istruzioni, come si svolge il gioco. Allora, inizia a mezzanotte, ok, quindi saremo un po' nella merda, va bene. Allora, trasforma la corda in un cerchio legando le estremità insieme in un nodo. Sì, vabbè, comunque raga, prendiamo una corda e leghiamo le estremità facendo un cerchio. Posizione il cerchio di corda al centro, di dove vuoi farla appunto. Posizione il bicchiere al centro del cerchio di corda. Ok, quindi non bisogna fare un cerchio con la corda e mettere il bicchiere in mezzo con appunto, penso, appunto riempi il bicchiere con la bevanda. Quindi col vino, con quello che è. Disporre i partecipanti in un cerchio facendoli sedere all'esterno del cerchio. Nota bene, non passare al centro del cerchio della fune in qualsiasi momento o per qualsiasi motivo. Quindi noi dobbiamo stare assolutamente al di fuori del cerchio della fune o quel che è. Ogni partecipante deve posizionare il proprio specchio davanti a sé. La parte riflette dello specchio, cioè la parte riflettente, scusate, dello specchio deve essere rivolta verso l'alto. Ok, non capisco perché, quindi, ma verso l'alto è... penso quindi messo per così o per più o meno così, che almeno vado in su. Io penso più per
così, quindi parallelo più che altro, sì. E dopodiché iniziare il gioco. Adesso c'è il rito da fare, ovvero i partecipanti, ovvero io, ve lo dico, siamo io il Todi, i partecipanti devono chiudere gli occhi e dobbiamo tenerci per mano. Ogni partecipante deve dire uno dopo l'altro la frase mi dico, mi fido di te. Partecipanti, cioè io e il Todi, non dovremmo dirlo tra virgolette in coro, cioè ogni volta tipo Bloody Mary tutti insieme. Però anziché, no, non ci sta. Vabbè, comunque invece dobbiamo fare una volta ciascuno, tipo io mi fido di te e l'altro lo deve dire. Dopo che ogni partecipante ha dichiarato la propria fiducia, ovvero dire mi fido di te, tutti i partecipanti dovrebbero ripetere 3 volte la parola la porta è aperta, per favore entra. Ma se lo facciamo all'aperto diciamo per favore vieni, perché sì, si può fare anche all'aperto, quindi infatti come alternativa c'è per favore vieni. I partecipanti possono quindi aprire gli occhi. Ok, adesso come si svolge? Inizia la seduta facendo in modo che un partecipante prenda la videocamera. Questo partecipante deve pronunciare le parole ti ho preso. Quindi puntando la telecamera in avanti, verso il centro del cerchio, il partecipante deve scattare una foto. Passa la videocamera al prossimo partecipante nel cerchio. Se si utilizza una fotocamera digitale, ovvero questa, non visualizzare l'anteprima dell'immagine appena scattata. Ok, questa qui è una cosa che un po' mi farà rodere, nel senso che devo fare la foto però non posso guardarla. E il prossimo partecipante deve anch'esso pronunciare le parole che ho preso e scattare una foto con la fotocamera rivolta in avanti. Ok, ripeto questo processo fino a quando tutti i partecipanti non avranno scattato 3 foto. Ok, la telecamera dovrebbe muoversi 3 volte attorno al cerchio. Ok, quindi io magari posso passare così, il Todi la prende da qui, la ripassa, vabbè, insomma facciamo un senso, in senso in teoria orario. Ok, quindi alla fine come si svolge? Allora, l'addio. Tutti i partecipanti devono chiudere gli occhi e ripetere 3 volte la frase. Però stavolta tutti insieme, affanculo. È ora di tornare a casa. Ogni partecipante deve capovolgere il proprio specchio, quindi metterlo da così a così, come so chiaro, e usando le forbici, coltello e un altro bordo affilato, tagliare il cerchio della corda, porta fuori il bicchiere e svuotalo. Si consiglia di svuotarlo su una macchia di terra o sporcizia. Ok, alla fine possiamo finalmente guardare le foto scattate. Cosa vedi? Guarda da vicino, più vicino, proprio lì. Ok, qui ci sono anche dei plus per mettervi al sicuro. Se si verifica una delle seguenti condizioni, non procedere. 1. Più partecipanti iniziano ad agire in modo insolito. 1. Più partecipanti dichiarano di essere spaventati. Se il rituale deve essere interrotto, puoi farlo abbassando la telecamera e procedendo direttamente al primo step. Quindi, raga, io rischio anche la mia videocamera, perché allora c'è scritto: se un partecipante con le precedenti condizioni che dovrebbero succedere, ma spero non succederanno, scatta una foto, non c'è assolutamente non bisogna assolutamente guardare la foto e non continuare con il rituale e soprattutto distruggere la videocamera. Ok raga, spero che questo mistero barra rituale vi sia piaciuto. Se è così lasciate tantissimi like, arriviamo a 600 like per fare questo rituale. E niente raga, qui da Xpacard è tutto, se non siete ancora iscritti iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video, bella! Ehi, ho trovato qualcosa! Che cos'è? Una macchina fotografica. Sei pronta? Chi c'è là? Che cos'è? Una macchina fotografica. Dove l'hai presa? Una foto di gruppo, sì. Dai! Un bel sorriso! Siamo qua!